Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di AC Milan Inside. Io sono Giuseppe e oggi faremo un'analisi sulla partita di ieri su Sampdoria Milan, che ha visto la vittoria da parte del Milan per 1-0 con gol di Diaz. Una partita non facile, è stata una partita tosta, rude per certi aspetti, che però il Milan ha meritato alla fine di vincere per occasioni create, per possesso palla e anche per occasioni concesse, perché se andiamo a vedere alla fine dei conti, a parte il tiro di Gabbiadini sullo svarione di Teo e qualche altra mezza occasione non tramutatasi in tiri veri e propri, considerato che il miracolo di Maignan su Colley era probabilmente fuori gioco. Ecco che in questi termini, in questa visione, la partita è meritata, la vittoria è meritata. Da dove partiamo? Partiamo dai nuovi. Partiamo dai nuovi e partiamo dai Maignan, che ha dato dimostrazione di essere un portiere affidabile, di essere un portiere con tanti punti forti e di essere un portiere che non ci farà rimpiangere il bamboccione con numero ex numero 99 del Milan. Ha dato dimostrazione innanzitutto nei fondamentali di un portiere, e quindi quello di saper parare, perché se andiamo a vedere le parate di Maignan, come giusto appunto anticipato prima, sia sull'occasione di Colley che sul tiro di Gabbiadini, forse su quello di Gabbiadini poteva respingere un po' più lateralmente, ma era vicino, vicinissimo, e quindi ha dovuto fare una parata più di istinto che di tecnica. Quello che sicuramente ha colpito è stata l'abilità coi piedi, infatti è da ricordare l'occasione di Leao nasce da un rilancio degno di un centrocampista con ottima tecnica. Ed è da sottolineare la personalità di Maignan. Basta vedere un paio di uscite fuori dall'area di rigore dove non ha minimamente rischiato la frittata. Passando a un altro nuovo, parliamo di Giroud, che si è sbattuto tanto, ha dato e ricevuto tante botte con i difensori della Samp. Ha avuto un'unica vera grande occasione che ha gestito benissimo nello stop e nel tiro. Gli hanno segnalato fuori gioco, ma probabilmente dopo il controllo al VAR sarebbe stato convalidato un eventuale gol. Lì Audero ha compiuto una bella parata, però per il resto è stato un punto di riferimento sempre presente, sempre disponibile, e per chi credeva che fosse solo una boa da trovare in area di rigore, invece ha dato dimostrazioni di sapersi destreggiare e di sapersi muovere anche fuori dall'area, venendo più volte a scambiare, decentrandosi, a volte lasciando lo spazio a Leao centralmente. Florenzi ha giocato una decina di minuti circa, entrando a posto di Saelemaekers e quindi partendo teoricamente sull'esterno destro in posizione avanzata. Poi, con l'uscita di Calabria, è andato a ricoprire la posizione di terzino, difendendo difatti a 5. E sarà una gran bella risorsa per noi milanisti quest'anno, per il Milan in generale. Sarà una gran bella risorsa e ne vedremo delle belle con Alessandro Bello de Nonna Florenzi.
Detto questo, poi passiamo un po' alle note dolenti. Note dolenti che purtroppo vedono comparire due giocatori spesso beniamini dei tifosi, ovvero Theo Hernandez e Selemaker. Theo Hernandez, che ormai lo conosciamo, a inizio stagione fa sempre un po' di fatica, perché un giocatore con le sue qualità, con quell'esuberanza fisica, con quella prepotenza atletica, necessita di più tempo per entrare in condizione, e quindi dovremo aspettarlo qualche partita di più, ma l'unica maniera per arrivare quanto prima a una condizione sufficiente sarà solo quella di giocare, deve solo giocare. Mentre per quanto riguarda Selemaker, è sempre disponibile, sempre disposto a dare l'aiuto a Calabria dietro, però quando poi si tratta di fare quella giocata un po' più decisiva in avanti, vista che è quella la sua posizione, pecca sempre un pochettino. È giovane, è giovanissimo, deve crescere, però oggi effettivamente meno presente di altre volte. Queste sono le uniche due stonate della partita che ha visto come giocatore decisivo nel tabellino dei marcatori Brahim Diaz, il quale probabilmente è stato responsabilizzato dall'indossare la gloriosa maglia numero 10 e probabilmente sente addosso anche di dover ricambiare un po' la riconoscenza che Milan ha avuto nei suoi confronti, andandolo a ricomprare prima in prestito, poi vediamo se si tramuterà in acquisto a titolo definitivo, sperando che magari nel frattempo il Real non decida di richiamarlo alla base o magari poi di controriscattarlo eventualmente, ma comunque per 2 anni ce lo godremo. Ma al di là del gol, ha dato dimostrazione di poter essere un tuttocampista di quelli importanti. È venuto spesso dietro per allacciare il gioco, puntualmente a ridosso di Giroud, come in occasione del gol, dove Giroud è molto bravo a fare un movimento importantissimo, di vitale importanza, per creare lo spazio a Brahim Diaz, che è vero è stato un po' fortunato per l'errore di Odero, però ciò che conta è che la palla sia entrata e che Milan abbia vinto. Altre note particolarmente lieta, a parte la coppia di difesa di centrale che si integra alla perfezione, Kjaer un po' più chiaramente più esperto, anche essenziale in alcune giocate, tipo quando non vuole badare a Soda e la butta fuori dal campo. È un giocatore più fisico, più atletico, più veloce come Tomori, creano una coppia al momento inscalfibile. Nota lieta Tonali. Tonali che ha cominciato bene, si è poi assentato per un po' di minuti dalla partita, ma poi è riuscito e riemerso alla grande verso il finale, custodendo il pallone con maestria, con tecnica e con fisicità. È stata dura, però ciò che contava, come scritto nell'editoriale di ieri, è stato, non importava come, nel senso che fosse stata una vittoria roboante per 3-4-0 o che fosse una partita dove magari non meritavi nemmeno in pieno ma alla fine vincevi,
In entrambi i casi ci sarebbero stati dei punti positivi. Nel caso di una vittoria roboante, è giusto appunto vincere sempre 3-4-0, non ammette repliche per gli avversari, ma eventualmente avessimo vinto non meritando, cosa che non è accaduto, perché il risultato è sì di 1-0, ma come detto prima abbiamo fondamentalmente meritato. Se non avessimo meritato, magari fatto avessimo vinto con un gol, con un autogol o un gol all'ultimo secondo, quella sarebbe stata comunque una dimostrazione di una squadra che sa vincere anche quando non lo merita ed è sinonimo di grande squadra. Il Milan con Mister Pioli ha intrapreso questo percorso da ormai una stagione e mezza e probabilmente potrà, considerata la giovane età della rosa, l'età media giovane, potrà solo migliorare. Se i dirigenti ci vogliono regalare qualcosina dal mercato che possa ergersi a posto del titolare, degli attuali titolari, possa ambire al posto di titolare, ne vedremo delle belle. Noi per ora pensiamo alla qualificazione in Champions, perché la continuità in Champions è fondamentale per rientrare nel giro che conta sia dal punto di vista sportivo che economico. Poi, come detto poco fa, se dovesse arrivare qualcuno di importante, qualcuno di forte e pesante dal punto di vista non dei chili, ma del peso specifico, e allora potremmo, come ha detto Maldini ieri, potremmo sognare. Chi ha seguito la conferenza prepartita sa a cosa mi riferisco. Gli è stata posta una domanda sul sogno scudetto e lui giustamente ha detto: i sogni non si negano a nessuno. Ecco, se dovesse arrivare gente importante, potremmo essere giustificati a sognare. Con questa conclusione io vi saluto amici, arrivederci presto per un nuovo video qui su AC Milan Inside, seguiteci su tutti i social, vi lasciamo tutti i link per seguirci qui sotto e ciao, arrivederci, sempre forza Milan.